E buonasera gruppo degli artisti irpini, si è da poco concluso il concerto dei Crai Vene, questo nuovo progetto musicale, il progetto di Agostino Sordiglione, che salutiamo, e di Cesare Carpenito, reduci da altre grandi esperienze con altri gruppi. Tra poco ormai è Alba, ma siamo sicuri che qui a Tufo e tra poco anche con altre tappe della tournée, un successo garantito, vero? Ti ringrazio insomma per la fiducia, perché altro che ci hai accordato. Niente, il progetto Crai Vene in due parole, siamo brevissimi perché qua l'umido si sta mangiando, insomma. È tipico di Tufo insieme al Greco. Il progetto Crai Vene vuole essere un progetto praticamente che mette insieme tutti i vari artisti irpini, cioè tra quelli più, come dire, più efficienti della zona, senza offendere nessuno ovviamente. Io ho fatto questa ricerca, ovviamente abbiamo contattato tanti musicisti, eccetera. Poi c'è chi ha accettato e chi ovviamente poi si è tirato indietro. Loro hanno accettato, Cesare Carpenito, violinista e mandolinista della band, nonché autore di alcuni brani all'interno del disco Crai Vene, a parte che è un amico, anche organizzativo e logistico, una grande mano, quindi non solo grazie a me ma grazie a lui il progetto Crai Vene, diciamo, è riuscito a partire, ad andare avanti ancora noi, diciamo, è un po' da presto. Poi praticamente ci sono tutti quanti gli altri ragazzi, come Giovanni Montesano, Enzo Perna. Un attimo solo, che stavo facendo un'intervista. Viene anche Martina, la nostra voce. Viene anche lei in diretta. La voce di Martina Ciccone, diciamo Enzo Perna, Loredana Intingaro, Giovanni Montesano, Carlo Di Norfi alla batteria e Salvatore Beatrice alle tracce. Nel disco hanno partecipato, oltre che i musicisti, insomma, che fanno i live insieme a noi, anche mio fratello Fabio Dottiglione, che ha registrato i tamburelli, e la straordinaria partecipazione del maestro Walter Vincenzo al pianoforte. Cesare, che dire? Dite qualche parola anche voi, ragazzi, non mi fate. Ormai sono di parole, sì. Che padrone di casa, Cesare, qua a Tufo, come sempre da Tufo nelle mie interviste sul gruppo degli artisti irpini, però vado anche in altri posti, però di solito lui mi becca. E allora, per sapere un po' la tournée, le varie tappe, le date, dove ci si può collegare? Sulla nostra pagina Facebook, Agostino Sordiglione, dove appunto abbiamo un blog su musica popolare italiana, che è importantissima questa cosa qua, dove potete trovare tutti gli eventi, su Twitter. Ah, la cosa importante, andate a visualizzare il video Irpini a cuore mio, che è un omaggio a tutti voi irpini. Grazie di tutto, grazie. Grazie. Prossimo appuntamento a Paternopoli. Gruppo di artisti irpini e buona musica a tutti. Buona musica. Ciao.